abbiamo ospite il nostro amico Roberto Stanis, allenatore della Morrone per domenica gol e Inter Forza Maida. Una base su questa partita, mister. Una partita contro un avversario che in difficoltà dei risultati più che altro. Era una partita difficile perché quando bisogna vincere bisogna sempre fare qualcosa in più degli avversari, e in questo caso gli avversari oggi avevano motivazioni almeno pari alle nostre. Io credo che abbiamo fatto un primo tempo bellissimo, che si è chiuso 1-0 con grande rammarico nostro perché potevamo essere sul doppio triplo vantaggio. Abbiamo continuato a giocare bene e cercato il 2-0 che poi è arrivato. Poi una disattenzione, un tiro deviato, abbiamo preso il 2-1 e là la partita è cambiata perché la Promosport ovviamente ha iniziato ad attaccare, pezzo per pezzo si è buttata in avanti, anche se poi tiri in porta o palle veramente rischiose non ce ne sono state. Tony Lio, mister della Promosport Lamezia, per Inter Forza Città di Maida. Allora, mister, un'analisi su questa sconfitta, diciamo. Una base di questa sconfitta. Abbiamo affrontato sicuramente una delle squadre più attrezzate per vincere questo campionato, però penso che oggi la mia squadra è scesa determinata e concentrata per fare risultato. E penso che soprattutto il secondo tempo siamo riusciti a mettere in grosse difficoltà gli avversari, e secondo me, se devo essere sincero, penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però purtroppo nel calcio gli episodi a volte ti condannano, a volte ti fanno vincere le partite, però accettiamo questo risultato e pensiamo già alla prossima.